Se volete comprare giochi a bassissimo costo, passate nel link in descrizione su istangaming.com. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, nuovo video, diverso. Andremo a provare insieme la nuovissima beta di Plants vs Zombies Garden Warfare 2, ragazzi, che è un gioco che uscirà a febbraio. Io ho portato sul canale all'inizio, quando l'ho aperto, il primo, mi ricordo tantissimo tempo fa, che ce l'ho anche per Play 4, il primo. Volevo portarvi la beta di questo qua perché secondo me l'hanno cambiato molto in senso di grafica e di come si gioca, perché comunque è stato migliorato tantissimo dal primo e soprattutto i dettagli dei personaggi, perché li hanno fatti veramente bene insieme ai riflessi, ragazzi. Io sto adesso nella selezione del personaggio. Questa beta, ragazzi, si possono provare qualcosina, non tutte le cose. Ci sono i classici, il cactus, il girasole, il mio preferito che usavo sempre nel primo, la pianta carnivora, la pianta classica, lo spara pisellini. Poi personaggi nuovi ci siamo, c'è cioè lo spara mais, la rosa e sta specie di il cedro qua, che è una cosa spettacolare perché ha il laser. E raga, oggi voglio provare questo qui perché ha praticamente due minigun alle mani, adesso vedrete, vi faccio anche vedere. Allora raga, questo è il personaggio e possiamo già vedere tante cose diverse. Praticamente c'è questa specie di sala d'attesa dove possiamo comprare oggetti eccetera eccetera, che adesso non funzionano perché è la beta questa e non è come il primo, che stai nel menu a selezionare le modalità eccetera eccetera. E qui raga possiamo praticamente fare tutto, comprare vestiti, nuove armi, cose del genere. E poi se andiamo avanti qua c'è praticamente il posto degli zombie. Infatti là stanno tipo altre piante che combattono, che non so se sono altri giocatori online, però possiamo anche andare noi a fare una partita adesso e ve lo farò vedere. Entriamo nel cannone, ci scaramentiamo qua. Vai, siamo atterrati. Possiamo già spararli tipo questi, però non si fanno niente. Ah ok, perfetto, dicevo io. Possiamo già sparare sti bagasci. Guardate ragazzi, troppo bello. C'ha le minigun alle mani praticamente. Stiamo caricando. Bastardo bagascio. Poi raga, con triangolo R1 delle 1 abbiamo delle armi speciali che andremo ad usare tra pochissimo. Io volevo fare il coso della bandiera. Innalza la bandiera. Ok, vi faccio vedere raga questa modalità. Praticamente ci sono dei turni dove arriveranno delle ondate particolari di zombie, tipo questa che è la classica, i cappotti marroni. Cioè, li shotti in testa, raga. Qua li prendi in testa e li fai un male cane, guardate. Madonna. Porca miseria. No. Poi, raga, ci manderanno delle casse speciali dove ci saranno dei personaggi che ci aiuteranno, praticamente. E poi con R1 spariamo tipo un missile che sarebbe la pannocchia, che fa malissimo. Carica. Vedete come li sciotto tutti di brutto. Carichiamo. Aspetta che arrivano. Cassa di rinforzi. Andiamo a prendere la cassa, raga. La spariamo già adesso. E sparandola uscirà il personaggio da dentro. Però abbiamo poche munizioni, infatti. Dai. Ok. Chi è arrivato? Ok, un nuovo personaggio. Guardate, raga. Una pianta carnivora particolare, che adesso praticamente ci aiuterà. Sciottiamo tutti questi. Ok, perfetto. Quella l'ha sciotta la pianta. Ma tu quanti ne stanno lì? Oddio. No, l'albero avanti no, per cortesia. Ok. Vai. Porca. Vai, ok. Andiamo così. Sto registrando, sì. Dai, stanno massacrando la pianta. Dai, come Cristo è. Non voglio andare. Come hanno fatto ad uccidere? Cioè, hanno ucciso la pianta. Non ce l'ha fatta. Via. Cappotti marroni. Abbiamo avuto i soldi, raga, perché abbiamo superato il primo round. Ogni round sarà sempre più difficile. Ci saranno le ondate tutte particolari. Stanno tipo sparando i missili. Ora, raga, c'è l'ondata dei pirati. Però è un macello. Dai, così. Raga, mi serve aiuto. Mi serve gente. Via. Ok, abbiamo ucciso il pirata. Cioè, ma tu quanti soldi che ci dà? Madonna, che casino. Oddio. Ah, il super salto.
Muri. Madonna. Cassa di rinforzi. Andiamo a prendere. Andiamo a prendere. Dai. Dai, chi è arrivato? Vai, questo è fortissimo. Perfetto, perfetto. Dai, così. Andiamo così. Però raga, non si capisce niente perché hanno fatto una grafica molto reale. Tipo ogni sparo c'è tipo c'è tutta la polvere, eccetera, eccetera. Non ho munizioni. Sto pure morendo. Ok. Devo camperare a qualche parte un attimo. Ci siamo, raga. Ammazziamo questi. Spariamo missili. Boom, bitch. Abbiamo ucciso quello. Chi è che si spara? Muri anche tu. Ah, raga, mo arrivano tipo gli aerei che buttano il burro. Che cacchio è? Muri, 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 muri. Ok. Che casino. Dai, dai, muri. Raga, è figo perché è divertente. Abbiamo un sacco di cose da fare. Dai, dai. Dai. Perfetto. Vedi questo, raga, spara il laser, tipo. Vai. Game over, zombie eliminati. Perché abbiamo fatto game over se abbiamo vinto? Vabbè, non lo so. Questo si può ammazzare? È indistruttibile questo. Aspetta, se rispariamo tipo il cannone. Ah, questo era uno di noi perché c'era una pianta sotto. Raga, vi ho fatto vedere un po' il gameplay, diciamo così. È carino. Poi c'è anche la modalità multigiocatore che si può provare. Sta beta, raga, era disponibile fino al 18, ma funziona lo stesso, non lo so perché. Ed è gratis, potete scaricarla tutti. Ed è una figata assurda, voglio provare. Ah, si possono pure invitare gli amici nella beta, quindi spettacolare. Voglio provare un attimo la rosa, com'è. Raga, proviamo la rosa, vediamo cosa spara. Minchia, che cacchio spara? Cardi magici? Spettacolo. Cioè, vola sta roba, raga, vola. L1 cosa fa? Un incantesimo, triangolo. Non lo so cosa fa. Ed R1 invece. Tipo spara una bomba, qualcosa del genere. Aspetta, prova ad ammazzare qualcuno. Inseguono? Bellissimo. No, se inseguono è spettacolare. Qua arrivano. Sì, raga, mi sa che inseguono questi qua. Vediamo, andiamo da qualche zombie, vediamo. Sì, raga, inseguono i proiettili. Una figata. Ma sto gioco mi sta attizzando troppo, mi piace assai. Sì, raga, inseguono. Facciamo triangolo. Enigma. Raga, io non so cosa fanno, purtroppo. Via. Sto zombie non ci muore proprio. Dai, 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 dai. R1. Oddio, ho trasformato in pecora 1. Ho trasformato in pecora 1. Bellissimo. Dai, così. Morite tutti. Questa qua, raga, non c'era nel primo gioco, la rusa. È un personaggio completamente nuovo. Mi piace molto, raga, la grafica come l'hanno fatta, perché è molto realistica. Quando tipo guarda la polvere, c'è la terra, c'è di tutto, raga. Muori tu. Anche se mi hai fottuto la kill, fiori di merda. Raga, la cosa bella è che inseguono i nemici. È una figata assurda. Ok. Quindi, raga, per questo video è tutto. Ho fatto vedere un po' il gameplay com'era. È gratis, potete scaricarlo tutti. Occupa 17 GB, se non mi sbaglio. Vi consiglio di scaricarlo perché è molto divertente da giocare con i vostri amici. Poi ci sono altre modalità da provare. Questa del conquista della bandiera non l'ho finita perché c'è stato il game over, non so perché. E poi, raga, se andiamo lì dove stavamo prima, c'è l'accesso al multigiocatore, che si può comunque fare. Raga, superiamo i 70 like. Per questo video è tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Iscrivetevi, condividete il video, lasciate tantissimi like. Bella. Oh,